Ma oggi siamo ancora qui a parlare finalmente di questa fantomatica RTX 3080 Ti. Ma prima diamo la parola allo sponsor di oggi, che tra parentesi dura 45 secondi. Quindi se volete skipparlo e ascoltare il discorso, potete tranquillamente farlo. Ma io vi consiglio di seguire lo sponsor. Stanchi di questa scritta? CDKey Deals è il sito sul quale trovare migliaia di chiavi di videogiochi e soprattutto chiavi di attivazione per Windows 10. Basta selezionare il vostro prodotto, aggiungerlo al carrello, procedere all'acquisto e, sorpresa sorpresa, inserire il codice sconto G20 per un ulteriore 20% di sconto su un prezzo già abbastanza conveniente. Scegliere come pagare e andare nel vostro user center per controllare che l'ordine è già praticamente nelle vostre mani. Ma come si attiva Windows 10? Basta cercare attivazione nella barra di ricerca di Windows, andare nella sezione corrispondente e incollare il codice che avrete trovato su CDKey Deals. Ragazzi, ricordate, veloce e sicuro, tutti i link sono in descrizione. CDKey Deals, fantastico! Ciao belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro G e come ho detto prima, oggi siamo di nuovo qui a parlare della RTX 3080 Ti, perché... Beh, perché abbiamo un bel po' di informazioni e potrebbe essere disponibile, adesso ve lo dico subito, beh, tra circa 18 giorni. Potrebbe essere annunciata ufficialmente. Allora, perché parliamo di questa RTX 3080 Ti? Io non vi sto assolutamente dicendo regalo dovete comprare, io appoggio tranquillamente l'idea del dover aspettare che i tempi siano maturi, che le quantità in stock siano abbastanza per poter accontentare tutti, e se voi la comprate o non la comprate, a me non cambia assolutamente nulla, non mi entra un euro in tasca, quindi io vi sto semplicemente informando riguardo alle cose che stanno avvenendo nel mondo del PC gaming. Ma, back to the topic, fino ad ora si è semplicemente parlato, oh, secondo noi la 3080 Ti sarà così, probabilmente sarà così, bene, Asus ci dà la conferma di della presenza di questa 3080 Ti, più precisamente qui, in un tweet di HXL9550 Pro, che è comunque ragazzi, questi qui sono dei leaker, praticamente, noi riusciamo a vedere che Asus tra poco rilascerà dei driver per le schede grafiche, per tutte quante le schede che sono in programma per il 2021, soprattutto per la serie ROG Strix, che è la top di gamma per quanto riguarda le schede grafiche di Asus, e vediamo una ROG Strix RTX 3080 Ti da 20 GB, che è una scheda da gaming, OSI in questo qui, perché la O dovrebbe stare per OSI, e abbiamo una RTX 3080 Ti 20G liscia senza OSI. Poi vediamo anche una RTX 3060 da 12 GB e una RTX 3060 OSI da 12 GB, ma questi qui sono altri discorsi. Quando avremo la certezza che ci sarà una RTX 3060 da 12 GB, ne parleremo. Allora, fino ad ora, come ho detto prima, c'erano state semplicemente delle voci, ok? Si era semplicemente detto, oh, probabilmente ci sarà una RTX 3080 Ti, non lo sappiamo, ma è evidente, a parte qualche leak di AIDA 64, è evidente che la scheda grafica è estremamente più vicina di quanto potessimo pensare. Ma questa scheda grafica, quanto più potente sarà di una 3080, quanto meno potente sarà di una 3090, beh, abbiamo anche un bel po' di specifiche che possiamo andare ad esaminare assieme. Precisamente queste specifiche ci vengono fornite dal nostro caro Red Gaming Tech, che il 25 dicembre ci ha fatto proprio un bel regalo di Natale, e cioè è andato a farci vedere un po' di specifiche appunto della nuova RTX 3080 Ti, che si differenzia dalla 3090 soltanto per quanto riguarda il quantitativo di memoria, il memory bus, il clock delle memorie e la banda passante delle memorie. Ovviamente il prezzo, come già vociferato prima di ora, sarà di circa $999. Vorrei farvi notare una cosa, e cioè vorrei portare la vostra attenzione sui CUDA Core, e cioè su le componenti che appunto vanno a decretare quanti chip ci sono all'interno della GPU. E vorrei farvi vedere che da questo punto di vista la 3090 e la 3080 Ti sono praticamente identiche. Io non credo che questa cosa sarà così. Io credo che ci sarà una via di mezzo
tra 3080 e 3090, e questa qui sarà la 3080 Ti, io credo che saremo all'incirca a 9999 CUDA core, però queste qui sono delle cose che appunto dovrà decidere Nvidia, non sappiamo ancora precisamente, ma vorrei oltretutto farvi ricordare, specialmente ricordare perché i più vecchi sicuramente si ricorderanno queste cose, e cioè che le schede grafiche della serie Titan e 80 Ti erano estremamente simili dal punto di vista delle performance. Basta ricordare, credo sin dalla serie 900, la 980 Ti era molto simile alla Titan X dell'epoca per quanto riguarda le prestazioni. Si differenziavano per FPS grezzi di solo il 5%. Se invece andiamo a vedere la 1080 Ti con la Titan X Pascal, si differenziavano anche lì di circa 5, 6, 7 FPS. Addirittura dovettero creare una nuova Titan X Pascal, perché la Titan X lì, piccola P se non sbaglio, perché la 1080 Ti la riusciva a superare tranquillamente, e la Titan RTX e la 2080 Ti si differenziano di pochissimo per quanto riguarda le prestazioni in game. La Titan però ha ovviamente dei crismi che può tranquillamente sfruttare in produttività. Ecco perché io dico che la RTX 3090 è praticamente una Titan, però senza avere dei driver Titan, è semplicemente una scheda per del lavoro grezzo, potremmo dire, perché su Blender, su programmi di rendering 3D, programmi di grafica va benissimo, ma è semplicemente troppo costosa per il gaming. E infatti chi vuole acquistare la migliore scheda per il gaming dovrebbe buttarsi appunto su questa RTX 3080 Ti. Ma quando sarà disponibile questa 3080 Ti? Sulla pagina Instagram di Nvidia GeForce vediamo che il 12 gennaio alle 9 del mattino, ovviamente fascia oraria del Pacifico, cioè qui dovrebbe essere alle 15, scusatemi, del pomeriggio, ci sarà un annuncio. E perché io credo che sia qualche scheda grafica, soprattutto per il gaming, perché a parte il sito GeForce RTX Game On, ma è stata pubblicata sulla pagina Nvidia GeForce. Nvidia GeForce è la sezione di Nvidia dedicata al gaming. Quindi il 12 noi saremo in live comunque su Twitch alle 15 o forse una mezz'oretta prima, per cercare di capire tutti quanti i dettagli. Adesso, dovreste comprare una RTX 3080 Ti? Non adesso, assolutamente, ragazzi. Sappiamo che il periodo è uno dei più infausti da quando il mining sorse per la prima volta, perché c'è ancora il problema appunto del mining che ci ruba tantissime schede grafiche a noi che vogliamo semplicemente giocare. La 3080 Ti, se viene davvero prezzata a $999, diciamo circa 999 euro per essere molto ottimisti, perché sono convinto che verrà a costare circa 1029 euro, vedendo gli ultimi trend di Nvidia, è sicuramente la scheda con il miglior rapporto qualità-prezzo che il 2021 potrebbe effettivamente darci. Quel prezzo, oltretutto, va a scontrarsi direttamente con la 6900 XT di AMD, scheda che, se la 80 Ti venisse a costare effettivamente quel prezzo, non avrebbe motivo di esistere. Sto parlando della 6900 XT, perché è più potente. Vediamo tranquillamente che in game la 3080 molte volte riesce a fronteggiare la 6900 XT. C'è il ray tracing migliore su Nvidia, ragazzi, è inutile negarlo. Se volete giocare solamente in rasterizzazione, ok, lì AMD potrebbe avere senso, ma se volete la scheda che brutalmente è più potente, è ottimizzata meglio dal punto di vista software e ha oltretutto altri tweak, possiamo dire, per il rendering, per lo streaming, per la content creation in generale, beh, Nvidia è ancora la scelta migliore. E purtroppo qui non c'è nulla che possa salvare AMD, perché per quanto AMD abbia fatto un ottimo lavoro, davvero, e io sono estremamente contento che ci sia questa competizione per il gaming in rasterizzazione, dal punto di vista un po' più professionale, beh, AMD è ancora dietro un paio di passi in confronto a Nvidia. Ragazzi, fatemi sapere la vostra. Io vi ringrazio per aver seguito il video fino a questo punto. Vi ricordo di mettere un mi piace, di iscrivervi al canale e di accendere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del Punto di G. Andate in descrizione, trovate un pochettino di riferimenti ai miei contatti social, e ci vediamo a un prossimo video, sempre qui sul Punto di G, sempre qui col vostro G.
Ciao.